Buonasera, benvenuti a tutti, siamo molto lieti di ospitare un accademico, la presentazione di un catalogo importante, di un accademico e per quel che mi riguarda di un amico con cui abbiamo tracciato traiettorie diciamo parallele. E siamo qua a celebrare l'occasione, un'occasione particolarmente importante. Pizzi, come gli amici lo chiamano, ha avuto una mostra molto importante in Russia, in uno dei musei più importanti del mondo, l'Ermitage, da cui è nata una pubblicazione altrettanto importante e di dimensioni più che importanti, stenta anche a entrare in un tavolino di quelli da salotto, quindi non è più neanche un table, una, come dice, un book table, qualcosa di più. Sfogliandolo si è introdotti immediatamente in un mondo che naturalmente io conosco benissimo. Ed è un mondo che sento particolarmente, è un mondo che parla di pittura, di un'ostinazione sulla pittura, di un modo di pensare la pittura come una pratica possibile, attuale, che ha una possibilità di essere presente e commentare il nostro vivere. Questo credo che è stata la scommessa che ci ha avuto vicini, che diciamo Pizzi ha perseguito con esemplare dedizione. È passato tanto tempo, abbiamo vissuto tante avventure, alcune comuni, e naturalmente ora ci troviamo qua in questo che, caro Pizzi, è un piccolo tempio della pittura. Per centinaia d'anni discussioni sono nate, competizioni si sono svolte all'interno, diciamo, non proprio di queste mura, perché questa è una sede che ospita l'Accademia solamente dal 37. Però, diciamo, le mura accademiche, tra virgolette, hanno visto passare il meglio della riflessione sulla pittura, sull'idea di creare immagini, di fare, di trasportare un pensiero visivo attraverso questo medium molto semplice, molto diretto, molto istantaneo, molto fluido, molto disponibile a raccogliere l'impronta di chi agisce e di chi fa. Se c'è una cosa che diciamo mi ha fatto anche molto pensare, quando Pizzi, facendo un invito, aveva fatto un elenco con tutte le cose che aveva dipinto, e aveva messo i suoi vestiti, i soggetti su cui lui era entrato in relazione. Ma non è tanto un problema di contenuto quello lì, era il fatto di dimenticare alla pittura la possibilità di parlare, di dire, di fare e di confrontarsi con la possibilità ancora oggi dell'immagine. E questo penso è una cosa che insomma sento anch'io molto, sento anche di più, per cui mi trovo, diciamo, sentimentalmente compromesso con questo lavoro di Pizzi. Sono ben felice di accoglierlo qua nella veste ormai di ex presidente. È stata un'avventura molto bella, è stata una voglia di rimettere anche questo istituto al centro di una dinamica sociale. Di pittura e di arte ne abbiamo sempre più bisogno. Prego di pensare questa anche come casa vostra. Vi invito a continuare a venire e a seguire, perché da qua si può avere una vista lunga, una cosa che può abbracciare un panorama più ampio, e credo che
questa cosa qua è la cosa che forse ci può servire di più in momenti in cui invece tutto sembra attingere all'attimo, all'esperienza, quella più accostata a noi stessi, che non ci dà l'idea di una prospettiva, che non ci dà l'idea di un respiro ampio. Vi rinnovo il benvenuto, vi ringrazio per essere venuti. Sono contento di festeggiare insieme a voi Piero Pizzi, e siamo qua e non c'è altro che continuare. Passo la parola ora al nostro segretario generale per una di quelle sue introduzioni che sono sempre così puntuali e ricche di spunti. Grazie. Grazie Gianni, tu hai parlato della mole, carattere mastodontico di questo volume, che è il catalogo della mostra curata da Danilo Ecker e da Natalia Demina per San Pietroburgo nel 17. Inizierò con una piccola provocazione, non so se sia in sala Vanessa Crescenzi, l'assistente di Pizzicannella, la quale con mia abitudine fare, io lo chiamo accattonaggio molesto, ho chiesto dei cataloghi vecchi di Pizzicannella e lei mi ha fornito di una quindicina di cataloghi di piccolissimo formato e anche per questo di San Pietroburgo, lo vedete, è strano, no? È piccolissimo. Ma quello è il figlio, è quello. Quello è come... questo mi era chiarissimo, era una provocazione per dire che mi ha sottratto i veri cataloghi, quelli diciamo aurorali di Pizzi, che avrebbero costruito diciamo i fondamenti di questo grande catalogo straordinario. Penso al catalogo pubblicato forse come summa del trentennale di lavoro di Pizzi, pubblicato dalle edizioni XXI secolo con l'introduzione di Mauro Codognato. Penso al bellissimo catalogo di Santa Maria della Scala, ma anche a quello delle cattedrali della mostra, sempre di Danilo Ecker, no? Al macro. O poi ce n'era quello pubblicato dagli Ori, inarrivabile dal punto di vista editoriale per le mappe del mondo della mostra del 2004. Ma non ha niente, ecco. Ti hanno dato? Scusa? Niente. Mi hanno dato solo i piccoli cataloghi, uno prefatto da un improbabile quello però... ecco. Ma non volevo parlare di questo, volevo parlare del carattere di magnificenza civile che ha questo volume straordinario che finalmente, tardivamente, ho preso, ho sottratto la copia al nostro presidente. Perché parlo di magnificenza? Perché quando nel 1762 Caterina Petrkova, zarina di tutte le Russie, chiama due italiani, Giacomo Quarendi, lei vuole rinnovare i fasti dell'impero di Pietro il Grande, e chiama Giacomo Quarendi, architetto bergamasco, Rastrelli, un altro grande architetto, a costruire delle cose che dovessero riguardare la dimensione della magnificenza civile. Non è un caso che poi coinvolga Volpato, il grande tipografo e curioso e studioso di disegno del Settecento veneziano, e lei vuole le riproduzioni di tutte le logge di Raffaello. Volpato prodigiosamente fa queste tirature straordinarie che si vedono ancora oggi all'Ermitage di Leningrado. Ecco, vi dicevo, questi aspetti di concomitanza con la magnificenza di queste operazioni, voi sapete che Caterina la Grande riesce ad acquisire illuministicamente sia la biblioteca di Diderot che quella di Voltaire, grande amica degli illuministi, per cui questo catalogo in fondo restituisce la grandeur ma anche il senso di illuminazione che pervadeva lo spirito di Caterina zarina di tutte le Russie. Non tanto per diciamo gli apparati straordinari, ma per la compresenza di alcuni saggi, scrivono nel catalogo da Danilo Ecker a Tabucchi, a Franco Rella, a Laura Negi, a Rossella Fumasoni, Franco Nucci, Lea Mattarella, una bellissima, forse una delle ultime interviste di Lea Mattarella, che racconta un po' un bellissimo studio appunto di Pizzicannella, e Gabriella Drudi, di Bruno Corà. E poi c'è la riproposizione di due testi, perché come giustamente dice in un altro testo Danilo Ecker, in un precedente catalogo,
come Merz, anche Pizzicanella riprende molto spesso gli stessi temi dalla serie di Fibonacci agli Igloo, e allo stesso modo Pizzi riprende temi, diciamo, che hanno avuto un precedente sviluppo. Penso allo stesso titolo Salon de Musique, che riguarda un quadro del 96, ma poi con un quadro importantissimo del 2005-2006, solo Salon de Musique, no? E quindi c'è questo continuo riprendere tematiche, diciamo, già sperimentate e già declinate, e quindi ci sono in questo catalogo la ripresa, come fa appunto nel disegno, nelle opere, di alcuni testi precedenti, una sorta di esergo, di dedica, e una chiusa del catalogo in cui pasolinianamente, ricordatevi, io so, il famoso saggio sul Corriere del, articolo sul Corriere della Sera, e lui dice io confesso, e dove Pizzi dà conto di tutto quello cui si è applicato nel corso del tempo con la sua ricerca artistica. È straordinario questo elenco alla Perec, una sorta di dimensione enciclopedica, ma Pizzi riesce a declinare la cultura alta dell'enciclopedismo alla Perec anche con la provocazione, quando nell'esergo lui parla di a te, sicuramente ha in mente anche la canzone di Battisti, a chi la canzone del bresciano, come si chiamava, quello che cantava, a chi? Ecco, Leali. Ecco, c'è sempre in questa sua intrisione, in questa sua immersione nel luogo, nel contesto in cui lavora, che non è un caso che anche il luogo del lavoro torni molto spesso come soggetto iconografico delle sue opere, dal grande studio in rosso a quello in bianco e nero. Ecco, c'è questo continuo ritorno su questi temi, ma tra dimensione altissima e dimensione più prosaica. La cosa sorprendente di Pizzi è come riesca a dare a tutti gli oggetti, da quelli più prosaici a quelli più aulici, questa sorta di immersione. Parlerei della stessa immersione della poesia di Mendelssohn nella neve. Ecco, vale a dire, c'è questo senso di intrisione tra i corpi e le cose, e raramente Pizzi mantiene la dimensione autoctona dell'oggetto ripreso, solo le perle, qualche collana mantiene la propria terminologia, per il resto viene tutto trasmutato in una sorta di trasmutazione alchemica. Dai 10 fusti d'albero dell'85 che diventano mattutino, al trittico del nord, ai letti dell'84 che diventano notturno vagabondo, agli abiti dell'84, gioia del cuore o sospeso per amore, pasodoble o rosso dall'ombra, e la casa di Piero. Ecco, tutto parte da una sorta di trasmutazione alchemica, che è sempre lo stesso ricorso all'immagine rimanipolata, ricondotta a una dimensione pittorica straordinaria, tutta partendo dalla propria interiorizzazione, perché della realtà non deve rimanere assolutamente nulla. Grazie. Grazie, buonasera. L'idea di questa mostra è nata con Massignano Mucciaccia, che è il gallerista di Pizzicanella, che tanti anni fa, diversi anni fa, mi parlò di questa sua intenzione, perché riteneva che Pizzicanella potesse essere appunto un artista italiano da esporre nel Museo delle Unità di San Pietroburgo. Da questa iniziale idea sono nati i contatti con il Museo dell'Ermitage e con le varie direzioni che lo compongono, perché realizzare una mostra all'Ermitage di San Pietroburgo vuol dire anche affrontare le forche caudine di tutte le direzioni che sono competenti nella realizzazione di una mostra. Io, mentre parlo, faccio scorrere anche le cartoline dalla Russia, ossia le immagini che ritraggono il momento della, se partono, questo per esempio è una fotografia in realtà del pannello che accoglieva i visitatori, però non partono, quindi è partito. Bene, e dicevo, le forche caudine delle varie direzioni competenti. Allora, considerate che il Museo dell'Ermitage, così denominato, è un complesso che è composto da più di 6 edifici ormai, in cui c'è il famoso Palazzo d'Inverno, poi c'è il Teatro dell'Ermitage, poi c'è il Nuovo Ermitage, eccetera, eccetera. E per poter esporre all'interno dell'Ermitage bisogna che le varie direzioni siano d'accordo, perché nel caso di Pizzicanella
e il responsabile della mostra è Dmytro Tyrkov, che peraltro si è purtroppo rotto il menisco proprio ieri e doveva essere qui presente oggi con noi, e che propone la mostra e poi deve decidere dove allocarla. Allora, che cosa è successo? Che Dmytro Tyrkov è venuto a Roma a parlare con Pizzicannella, insieme hanno scelto la tematica che doveva secondo lui essere più attinente con la mostra delle verità, si sono consultati con Danilo Ecker e hanno deciso di incentrare la mostra di Pizzicannella sui grandi lampadari, perché questi lampadari che erano già presenti nell'opera di Pizzicannella sono uno degli elementi chiave delle sale del Palazzo d'Inverno. E quindi proprio all'interno del Palazzo d'Inverno, cioè di quella che era stata la residenza invernale degli zar, si è pensato che si dovesse svolgere la mostra di Pizzicannella. E quindi la direzione competente era invece quella di Sergei Androsov, che è stato quindi anche lui invitato in Italia, portato allo studio di Pizzicannella e convinto a accogliere l'esposizione di Pizzi nel celeberrimo museo. Le sale che voi vedete che stanno scorrendo sono quindi all'interno del Palazzo d'Inverno, sono quelle stesse sale che avevano accolto le opere di Kandinsky, Picasso e Chagall prima che l'Ermitage ristrutturasse l'edificio che è di fronte all'Ermitage sulla piazza, che è lo Stato Maggiore, che adesso ha le collezioni contemporanee. E quindi all'interno di queste sale, che voi vedete sono magnifiche, ma sono considerate delle sale adibite agli assistenti degli zar, quindi erano le sale, diciamo, per la servitù, per quelli che assistevano gli zar e che avevano appunto avuto le opere di Picasso, Chagall e Kandinsky, è stata allestita la mostra di Pizzicannella. La mostra ha poi avuto a conclusione della stessa la permanenza definitiva di 5 delle opere di Pizzi nelle collezioni dell'Ermitage. Parlando del volume, noi siamo andati in Russia con con due edizioni del volume, inglese russo, italiano russo, che è quello che ha in mano Moschin, e che è un'edizione, diciamo, figlia, perché non volevamo essere arrestati dalla dogana russa arrivando con l'enciclopedia che invece abbiamo stampato successivamente e che in effetti raccoglie veramente tutta l'attività di Pizzicannella in occasione della mostra dell'Ermitage e che oltre ai testi dei curatori ha anche tutta una serie di fotografie in bianco e nero che mostrano gli allestimenti e che Pizzi ha fatto delle sue mostre, che sono veramente, secondo me, una testimonianza straordinaria di come un artista poi esprime come le proprie opere vuole che vengano mostrate al pubblico. Grazie. Grazie a Lorenzo. Di chi la parola al curatore Danilo Ecker? Bene, io parto da una, come dire, da una considerazione personale. Per uno che si è laureato come me in filosofia nel 77 a Bologna dopo mesi e mesi di occupazione delle università, fare una mostra all'Ermitage, al Palazzo d'Inverno, ovviamente non poteva che essere abbastanza emozionante. Però io in realtà conoscevo il San Pietroburgo da tempo, ci sono andato la prima volta negli anni, all'inizio del 2000, e sapevo che l'Ermitage ha ovviamente la struttura centrale, uno dei musei più importanti, se non il più importante museo al mondo, ma anche una serie di altri edifici nei quali ospita normalmente, generalmente, delle mostre d'arte contemporanea o delle mostre di artisti non russi. E quindi temevo che il nome Ermitage fosse di fatto una sorta di cartolina dietro la quale si nascondeva l'ipotesi di una mostra in un'altra sede. Invece quando ho avuto la fortuna di andare per allestire la mostra all'Ermitage, mi sono trovato nelle sale che sì sono della servitù, ma forse non è stato detto una cosa importante: le 9 finestre che coprono le sale sono le 9 finestre di facciata del Palazzo d'Inverno, cioè quelle che tutte le cartoline fanno vedere sopra il balcone.
Tant'è vero che io, scherzando con Pizio, ho detto: beh, qui apriamo le finestre, teniamo le tende e la mostra è fatta. Non serve nemmeno inserire le opere, tanto è prestigiosa, tanto è potente, tanto è forte quell'episodio, quell'edificio. In realtà abbiamo costruito piano piano una mostra estremamente importante, estremamente forte, che in qualche modo doveva, come penso abbia fatto, rappresentato un po' gli aspetti più importanti del linguaggio di Pizzi. Ma soprattutto la cosa più importante è che è stata una mostra di pittura. E dico questo perché una cosa curiosa, che io e Pizzi eravamo andati per conto nostro a vedere le collezioni dell'Ermitage, e tutti e due la sera, incontrandoci, siamo fatti una battuta su un quadretto piccolino così di Degas, un quadretto di 20 cm per 20, in cui c'è una piccola pantofola in cui Degas lascia un piccolo segno molto veloce, in cui questa pantofola sfuma, quasi si annebbia in un tratto grafico. Era il tratto esatto che Pizzi ripropone nei quadri. E tutti e due, che siamo andati a vederci il quadro per conto nostro in tutte le collezioni, poi ci siamo detto: ma tu l'hai visto quel quadretto di Degas? Ma tu hai dato un'occhiata? E ci siamo effettivamente ricordati di come questo segno, questo tratto, che è un tratto di vera pittura, rappresenti anche il tratto in qualche modo caratteristico del linguaggio di Pizzi Cannella. Parlare di pittura sull'arte contemporanea oggi, lo ha citato anche un po' Gianni prima, è particolarmente difficile. La pittura ha un tempo suo, una poesia sua, un tempo, una poesia che raramente, molto difficilmente, si sposa con la velocità e la superficialità del linguaggio contemporaneo. Tant'è vero che oggi i pittori che lavorano realmente nell'ambito, nell'anima della pittura, sono molto pochi. È molto più facile parlare del meticciato linguistico che c'è, per esempio, tra scultura e video, tra installazione e performance. Ma la pittura in realtà esprime un'anima, un tempo, una filosofia che pochi riescono a dominare per due ordini di motivi. Il primo ordine di motivo è di carattere tecnico, banalmente tecnico. Non si è abituati, questo parlo anche dalle accademie un po', ma non si è abituati soprattutto nel linguaggio contemporaneo, nella visione, nelle immagini contemporanee, a quella capacità tecnica che è quella di controllare il colore, di controllare il segno, di controllare il tratto. E questa è una capacità, la capacità che si vede per esempio nel passare dal piccolo formato al grande formato. Pochi sono gli artisti capaci di estendere la loro voce da ambiti più ristretti ad ambiti più ampi. Beh, Pizzi Cannella è sicuramente uno di questi. Tecnicamente l'abilità è indiscussa. Ma poi c'è il dato più importante, che è quello della capacità di testimoniare la poesia della pittura. La pittura, in fin dei conti, non è mai quello che tu vedi, sia la pittura astratta, ma ancor più direi alla pittura figurativa. Non è mai quello che vedi, non è mai quello l'immagine. Ci sono esempi straordinario. Io, un artista a cui sono molto affezionato in termini proprio di ricerca, è sicuramente Lucian Freud, se uno analizza il lavoro di Lucian Freud, i ritratti soprattutto che Lucian Freud fa dei figli, degli amici, e ci si accorge che non sono più persone, o meglio, sono talmente interne nella carne di queste persone, è talmente potente il messaggio della materia, del colore, che la persona non ha più importanza, il volto, la riconoscibilità di un tratto, di una gamba, di un'espressione, è insignificante di fronte a questa potenza che viene da una sorta appunto di emozione, data da qualcosa che va al di là, che travalica l'immagine. I lampadari di Pizzi, ma potrei dire gli abiti, potrei dire una serie che io amo moltissimo, che è Il Bagno Turco, in cui si
svapora completamente l'idea di un racconto per diventare pura astrazione, dove i piccoli disegni, la piccola decorazione delle ceramiche diventa una decorazione assoluta di astrazione pura. Beh, tutti questi lavori hanno solamente un incipit, un inizio, una piccola battuta legata al racconto, per poi farsi un proprio racconto, per poi narrare per altre vie, per altri percorsi. E non è un caso che forse una delle serie più riconoscibili, riconosciute, apprezzate, stimate del lavoro di Pizzi siano proprio le mappe, perché le mappe sono dei viaggi, e sono dei viaggi totalmente improbabili, in quanto non rappresentano nessuna mappa. Tra parentesi, apro la parentesi, Pizzi credo che sia uno degli artisti più pigri che io conosco in vita mia, cioè al di fuori del circuito Pomidoro, San Lorenzo, è difficile trascinare. Ma in quelle mappe c'è il mondo, in quelle mappe c'è un mondo che lui affida a delle piccole sagome di uccellini, di uccelli che volano, che creano dei giri tondo, che creano dei percorsi. Sono delle mappe in cui l'idea del racconto, di viaggio, è del tutto insignificante. È chiaro che io sono anche molto affezionato a una grande mostra che lui ha fatto al Mattatoio anni fa, dedicato appunto alle cattedrali, in cui l'idea della cattedrale, oggi queste cattedrali sono tutte acquisite dall'Università di Bologna, beh, quelle cattedrali, l'idea di immagine non è puramente un sogno, puramente un'idea, anzi direi proprio questa visione, la capacità visionaria di creare. Ecco, io credo che Pizzi sia un grande maestro, un grande testimone, un grande protagonista di un fare pittorico che è totalmente al di là del tempo, è totalmente inserito profondamente nella contemporaneità, ma nello stesso tempo è senza tempo. E a questo proposito vorrei un po' ritornare al discorso di Salon de Musique. Perché è vero che c'è un ritorno. Salon de Musique è questo ciclo meraviglioso di questi lampadari, tra i quali uno forse dei più belli è un lampadario spento, un lampadario tutto nero, in cui c'è questa follia di questo racconto notturno, di un lampadario che ormai ha perso la voce, ma nello stesso tempo testimonia ancora con più forza la propria presenza, una sorta di fantasma di lampadario, che ha perso la funzione, non ha più voce, eppure è lì, potente, forte, nel nero, a dominare questo nero. Ma permettetemi di chiudere con un quadro che nessuno di voi ha visto, che anch'io ho visto a parte, e che è legato al Salon de Musique, e che è Golfo Mistico. Golfo Mistico è un quadro che Pizzi probabilmente non ha ancora finito, non so nemmeno se lo riuscirà a finire o se lo vorrà finire. È un capolavoro. L'ho iniziato, credo, 3-4 anni fa, dieci anni fa. Io l'ho visto crescere questo quadro, e dico crescere perché effettivamente il quadro è anche molto grande. L'ho visto crescere, sono convinto sia uno dei quadri più forti, più potenti, più incredibili che Pizzi abbia mai fatto. Non so se riuscirà mai a finirlo, non so se riuscirà mai a farlo vedere, ma è la summa di questa idea di musicalità, di poesia, di emozione che tutta la pittura di Pizzi ha. Grazie. Io chiederei a Pizzi una testimonianza. C'è un altro quadro straordinario di Pizzi che si chiama Addio al Golfo di Napoli. Mi sembra di dimensioni abbastanza importanti, 270x530, mi sembra un capolavoro assoluto. E nel frattempo, intanto che Pizzi si siede, voglio anche segnalare, Pizzi nella racconto quello che dicevo nella summa alla Perec, concludeva dicendo le passeggiate di Matisse e altri omaggi, Giotto, Piero, Duccio e Pablo. Allora permettetemi di ricordare che oltre, diciamo, compaiono molto spesso le stelle nei suoi quadri, e in particolare ci sono due quadri, uno si chiama Solo di notte,
tutte le stelle del cielo formate di grande formato, 171 per 5 metri e quadri del 2001. Ecco, allora è vero che dietro queste stelle c'è probabilmente la stelle di Giotto in maniera plurale, ma le stelle soprattutto di Piero della Francesca, che cita anche Pizzi, del sogno di Costantino nel ciclo della vera leggenda della vera croce di Arezzo, ma ci sono anche, pensate, io credo, le stelle segrete di un autore ormai diciamo poco noto e più, che è Ubaldo Merello, questo pittore straordinario del territorio genovese, che Pio Seneghini porta avanti questa idea della frantumazione della luce, della diffusione attraverso piccoli LED che illuminano campi straordinari. Ecco, credo che Pizzi, in questo c'è anche una memoria inconscia, credo che Pizzi in qualche modo pensi sì a Piero della Francesca, ma anche al solitario Ubaldo Merello che lavorava a San Francisco. Grazie. Accomodati, perché se la dice, mettetevi in fondo. Prego. Grazie a tutti per essere qui. I miei colleghi e amici hanno talmente detto tanto, io posso aggiungere il fatto che io sia pittore è innegabile, è stato il mio pensiero da sempre, come ancora penso, ne sono convinto, anzi più oggi, io faccio un altro mestiere, c'è un mestiere fatto di artisti contemporanei che hanno contaminazioni con dei vari linguaggi, alcuni mi piacciono, alcuni meno. Io penso proprio di fare un'altra cosa, faccio proprio un altro mestiere, un mestiere che per me significa attraversare, viaggiare lungo la via maestra, l'aspetto forse più pericoloso, è come giocare a un tavolo di poker dove la posta è più alta. Quindi naturalmente, visto che è talmente più alto il rischio, c'è la possibilità di rimanere soli oppure di avere momenti di tristezza, di delusione, di pianto, di lotta. E allora mi ricordo che a soccorrermi fu il ricordo di mia madre. Io negli anni 75 stavo male, molto male, e mia madre si avvicinava sovente a me, soprattutto di notte, e mi cantava questo piccolo movimento. Chissà che chissà se arrivi la buona fortuna, e noi canteremo alle stelle e alla luna. Se cambia la musica in questo organin, potrebbe di colpo cambiare il destino. Verrà, non verrà, forse accanto e nessuno lo sa. Bellissimo. E grazie. Luca non si è mai cantato. almeno questo me lo dovete concedere, questo è un privilegio. Grazie a tutti.
volete, se ci sono interventi dal pubblico, intanto che qualcuno si prepara vorrei dire un'altra cosa, fare un'altra giunta a proposito della dimensione del volume. Prima dicevo, quello delle edizioni del XXI secolo era una somma rispetto ai 30 anni precedenti, anche questo lo possiamo pensare come una sintesi, una somma rispetto ai 40 anni di lavoro, no? Quello che è straordinario è che non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza. Se pensiamo ai libri, mi viene da confrontare questo volume con il libro uscito a suo tempo, siccome l'ho visto anche in sala, allora mi piace ricordarlo, Marco Tirelli, per la mostra di Darmstadt e dei Fumagalli e del Mambo di Bologna, pubblicò con carta un libro curato credo da Peter Wiermeier e da Giorgio Garzotti. Ecco, quello era un libro nella dimensione, diciamo, nella propria causalità, era un libro che ha la stessa dimensione, credo fosse di 400 pagine come queste di 431, aveva la stessa, però credo che quello costringesse Marco a una sorta di raggelamento da cui doveva ripartire come da zero per un'altra avventura, come in effetti è ripartito. Questo è un catalogo che costringe Pizzi a continuare a considerare questo come un divenire continuo, pur senza rinunciare allo substrato suo di continuità, come ha dimostrato in tutti questi 40 anni di lavoro. E non è un caso che ci sia questo filo rosso di continuità, pubblica questo volume anche le immagini dei suoi primi lavori alla stanza, no? Nel 77. Ecco, questo è un segno straordinario di volontà di continuità. E mi viene in mente allora, per parlare di artisti, tra gli artisti, che c'è una mostra fondamentale nell'81 di Alberto Burri, curata da Erich Steingraber per Monaco di Baviera, che si chiamava Il Viaggio, adesso ospitata in uno dei 9 capannoni dei seccatori del tabacco di Città del Castello. Ecco, questa mostra ripercorreva tutti i rapporti che Burri aveva avuto con i diversi materiali nel corso del tempo, dalle prime combustioni, ai primi gobbi, ai primi ferri, alle prime plastiche, ai primi cellotex, ai primi cretti, vale a dire, era una sorta di punto e a capo, di ripartenza per tutto il proprio lavoro. Non è un caso che siamo nell'81, Burri da allora comincerà a costruire cicli pittorici pensati esclusivamente per degli spazi, i 25 grandissimi quadri per sé stanti all'Arsenale di Venezia, i 23 grandi quadri per Orti a San Michele di Firenze. Ecco, vale a dire, queste sono pietre miliari che non sono pietre tombali, ma sono l'incipit di una nuova ripartenza. Questo mi premeva indicarlo. Grazie. Rinnovo l'invito al pubblico, agli amici che ci sono, tantissimi. Fabio, vieni, no, vieni qua, vieni qua. Siete qua, Fabio. No, qua, 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 lasci, Piero. No, ma io vado. Stai là. Piero. Sta più comodo in sedia. Più comodo la sedia. A me non è. Ci ricambiamo. Prego. Vieni, vieni. Una delle ultime mostre fatte da Fabio di Biscannella è stata le tende, no? Che volavano nello spazio della galleria, fluttuavano nello spazio della galleria, no? Qua. Allora, guarda, io mi rivolgo a te naturalmente, no? E non è che pensavo di prendere la parola, però vedendo, diciamo, che nessuno citava delle cose dell'attico, e mi è piaciuto dire due o tre osservazioni. Allora, io mi potevo permettere, quando ho preso la galleria e l'ho fatta tornare la galleria d'avanguardia a Via del Paradiso, dalla seconda sede, verso un'area di storia dell'arte, con i soffitti affrescati, un po', diciamo, in sintonia con questo spazio. E ho fatto le prime mostre di Pizzicannella, mi potevo permettere dei piccoli cataloghi. Ecco, questo grande catalogone mi ha fatto pensare che erano proprio piccoli. C'è qui in sala il mio amico Gabriele Stocchi che mi aveva preparato una specie di formato e quello seguivamo con poche riproduzioni, bianco e nero, ne facciamo uno a colori, di più, costa di più, al cliché, era tutta una questione di cliché, no? Però questi cataloghini avevano un sapore straordinario, perché era
la prima mostra di Pizzi veramente di un certo tipo è inquadrata in che cosa? In un rapporto duraturo, non è cioè, ti faccio una mostra, no, era una visione prospettica per cui io presi Pizzi, presi Tirelli, presi Nunzio e con questi tre formai un blocco di lavoro che indicava un percorso. E questo percorso già dalla prima stagione, che aveva visto le personali di questi tre, e si coagulò in una mostra collettiva importantissima che fu extemporanea, cioè dalla tela bianca all'opera finita davanti al pubblico. Ecco, poi ci sono tante altre storie, c'era quelli. Però quello che volevo dire è che questi cataloghini, questi cataloghetti, certo la presentazione era di Bonito Oliva, di Boato, di grossi nomi, ecco insomma. Quando io organizzai poi e trovai lo spiraglio internazionale per Pizzi, Nuggia, Tirelli attraverso Nina Nosei, una mia vecchia amica romana che aveva aperto una galleria a New York, prima ce l'ha avuto il marito, poi lei ha aperto la sua, con un indirizzo diciamo di pittura italiana, ed è venuta l'idea a lei che Pizzi e Nunzio avrebbero potuto lavorare direttamente in un loft a New York. E infatti andammo, all'inizio andai io con loro, loro si sistemarono in questo loft, io poi tornai a Roma e ritornai poi a New York verso il momento che si doveva inaugurare la mostra. Ebbene, Pizzi e Nunzio si erano portati questi cataloghini con loro, cioè avevano la necessità di ricreare nel loft americano il sapore del loro studio, perché questo gli avrebbe permesso di lavorare. Che a New York, ed è sì, lo sa bene perché c'è stato anche lui, per gli artisti italiani ci vanno lì al lavoro, e mica è tanto semplice, cioè la realtà è completamente diversa, il coloraio, il bar, la trattoria, insomma tutto quanto, la lingua, tutto quanto. E quindi questi cataloni piccoli e le collettive che abbiamo fatto, questa collettiva qui, la mostra bianca, per esempio, c'è una mostra di tutti i quadri bianchi, loro li sfogliavano continuamente, li creava compagnia, lì in questo loft americano. Tant'è vero che Pizzi lì quadri non riuscì poi a farli, fece delle carte bellissime e rintracciando un materiale, un pastello a cera, ti ricordi Pizzi? Pastello cera e olio. Nell'85 non c'era da nessuna parte. In Italia non si trovava, probabilmente. Comunque lui lo scoprì e fece delle carte meravigliose proprio per questi materiali. Ecco, volevo parlare di questo. Grazie a Mr. Gentile. Volevo il sapore di quei cataloghi, oltre che nella misura, è il sapore di giovani artisti che hanno dei sogni, che hanno delle convinzioni, hanno dei sogni, hanno una missione in qualche modo, no? Da compiere. Quindi per me, che ne sento parlare, che ne sono stato, grazie agli amici che Fabio ha detto, in qualche modo vicino, insomma, l'ho visto. E io ricordo sfarzoso di quei cataloghi. E lì il problema non era tanto, sì, la misura sì, ma la misura si capiva che in una Roma come era ancora in quegli anni non c'era ancora tutto quella specie di rumore che nacque un po' più tardi per altre correnti artistiche, era ancora un po', come spesso dice anche Fabio, quasi clandestina. Uno si sentiva un po' così. Io spesso mi lancio dei paragoni e considero gli artisti alla stregua dei toreri, sai, i toreri vanno cercati nel popolo, ti hanno cercati tra quelli che hanno fame, che hanno il grande desiderio, l'ambizione di affrancarsi, di esserci. Quindi il fascino si deve anche ai tempi.
oltre a tutto il resto, magari un po' di fortuna che avevo io e un po' di bravura che aveva lui. Voilà. Perfetto. Voilà. Altri amici dal pubblico? Ci avete paura? Il massimo della bellezza, secondo me, io che colleziono carri. Vuoi un blocco? Vuoi un blocco? Venire? Io mi metto di là perché ho un mal di schiena. Signori. Grazie, vero? Avete cantato un'altra canzone? Ma che... Io volevo dire soltanto che ringrazio la grande umanità in cui Piero Pizzicamella ha sempre accolto l'altro, gli altri artisti, le persone che stimava. Devo dire, questa è una cosa che nel tempo ha tenuto nei miei confronti, mi ha fatto molto piacere. Quindi credo che è importante essere bravi artisti, ma è importante essere delle belle persone. Ma io penso che noi siamo... Penso che un po' gli artisti sono anche complici, no? Cioè, vivono un po' in qualche modo ricercando qualcosa che non si sa, è fumosa, nessuno sa bene di cosa parliamo. Io ho un amico monsignore, allora una volta mi disse, ma secondo lei l'arte, io ho detto, monsignore, l'arte è come il sesso. Sono 7-8 mila anni che se ne parla, ancora nessuno ci ha capito niente. Grazie a Lorenzo Giannini, grazie a Danilo Ecker, grazie a Fabio Sargentini, grazie a Marco, grazie a tutti voi, 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 grazie a tutti voi,